preparazione. Testa della roba e non mi accuso di dover pensare a un panero, a un bigoncio oppure a un fuso, a un meston, a un briolo, a un iscaldino di brace sotto al letto, agli insaccati dal soffitto che pendono unti da un paletto. O trovi nei miei occhi cose che non si vede in più, tirare le tegline, fare le caselle, bimbini che giocano al cucù, muli che portano le legne, pagliai nei campi, rondini in cielo che vola in sugaglie. Rapide forno in tonga se castese nell'aia. Ho sentito nelle orecchie di suoni lontani, di vacche che mugnano, lo ci ha guardato i campani,
Ti ho schioccato il ciocco dentro al metato, le graciole di un morto l'hanno passato. Ho provato il sapore della mitera, delle mondine nel fuoco la sera, gli ossi di maiale, ballucci, infarinata, patate sotto la cenere e con i prugnoli da frittata. Ho odorato per aria mille profumi, da gaggi in fior, de more sui pruni, dei pan fatti in casa, dei fungi e dei fieni, di fiori di maggio c'ho il naso pieno. O tocco con le mani e con i piedi, i sassi, le terre, l'erba, l'acqua e non mi credi che ho tocco il cielo con un dito quando partiti per andare a marito. O trovo dentro al cuore senza pretende, da invece troppe cose da far intendere. Chiudo gli occhi e un momento aspetto. In a mi testa ti vedo, Siricagnana, stesa in cima al colletto. No. Se vado in un'espresso belle, eh? Se trovo un due in due la romessa siccome che ricorrono 100 anni che stanno la guerra mondiale, sì che siamo qui per fare le barzellette per divertirci, però questa qui è una cosa, anche se è scritta in dialetto, anche se c'ha delle, però è un riconoscimento verso un nostro caduto disperso, non è... Ho voluto scrivere una cosa così per onorare quello che hanno fatto sta gente qui. Dopo 100 anni mi sembrava giusto ricordare, sono venuto qui apposta al monumento, perché... Quindi anche se in qua e in là ci saranno delle cose che... Però questo qui praticamente è un ragazzo che è partito da Siricagnana nel 15, nel 16, nel 17, non so in che data, e lui nel suo che raccontava queste cose, aveva questo pensiero di sé. Allora diceva, una mattina nella casa in due terra nato, ma alzai a buio come avevo sempre fatto, non presi i miei ferri né la falcia né al pennato, ma due o tre cenci e le mie cose e fei fagotto, stevo zitto con la testa chinata sopra il tavolino. In me erano tutti lì alla donna, mi pa, mi ma e mio fratello Cicchino. Si dava in da fa per consolarmi, ma salutasse è triste, vero il Dio. Quando si sa che più che un arrivederci è un addio. Dei un bacio alla mia mamma e l'abbracciai. Mi voltai a guardare l'ultima volta, ma non ce la fei. Un lacrimon mi camminava sul caldo per al muso. Il cuore mi era dovento stricco come un briol di un oscio chiuso. Mi parse strano da andare via lontano dal mio paese, eppure non avevo né tanti sogni né pretese. Al faccio solo perché non entriamo a servire l'Italia e dovevo farmi dovere l'Alpini in qualche battaglia. Presi al treno, non sapevo neanche da dove si montava. Mi sembrava d'essere matto, di stomaco mi s'avvoltava. Pensavo ai miei fagioli, al formentone, alle mie vacche, al fieno e a quante terre coglioni. Non deve piangere un uomo grande a 18 anni, poi per di più se si sa che deve andare a cambiare i supanni. Da contadino d'avvezza a lavorare con le ferre e con il forcato, a mettersi le divise, andare in guerra da soldato. C'hanno tanti sogni i giovinotti da mia età, ma non era uno di questi rischiare di farsi ammazzare. E ho paura di non tornare più a Siricagnana e di morire in qualche terra lontana. C'avevo tanto da dare un po' a tutti, alla mia famiglia, alla mia terra. Invece i crocchi ci hanno portato in Alta Italia per qualche combattimento e insegnarci come si fa l'addestramento. Non mi interessa niente, dico la verità, di sapere come ammazzare la gente. Vorrei solo cavarmi il berretto e le divisa e tornare a casa dalla mia Luisa.
Invece ci hanno carico in cima sui vagoni, con i muri, i viveri e pezzi dei cannoni. Cantavano con le lacrime le canzoni di camerata, ma in cuor nostro avevamo la mamma, il papà, le fidanzate. Quando arrivammo al fronte, pensai che sarei torno, e invece non ci avevo posto né una tomba né al forno. Non sono potuto tornare neanche da morto o da disperso. Sono resto qui e divino un cerverso. Invece che nei miei campi la mia bestia in Garfagnana, un pezzettino di terra a San Martino a Sirigagnana, sono resto solo come tanti altri nostri soldati, senza un fiore, un nome, come ciarne coglionati. Bravo! I contributi se li avevi assai e se li avevi pagati dai mi cercò un legge e leggette, ma di lavorare non mi fanno smettere. Di sicuro sono morto che ero sempre al lavoro, non c'è stato bisogno né di ricongiunzione né del ministero del tesoro. Ve lo dico io come è finita le fola, ruba mi arrivi alla sola e i miei soldi non me li hanno dati neanche a rate, perché le casse dell'Inps erano reste vuote. Lo so bene che mi voleva fregare, ma per mangiare dovevo lavorare e casomai mi hanno pensionato quando era bello coperto e sotterrato. Ma almeno ho voluto scritto in cima sulla piastra che nella mia vita ho lavorato e basta, e che le mie pensioni se le ho goduta l'Inps, il governo e le nazioni fottute.